Quando i colleghi parlano dei LEA. Colleghi, i LEA questo governo non li approverà perché non trova la copertura finanziaria e i LEA, per chi non sa cosa vuole dire, sono i livelli essenziali di assistenza, sono le prestazioni sanitarie, quelle che voi avete quando andate negli ospedali. E quindi il caso Grecia, che a noi ci sembra tanto lontano, non è poi così lontano dall'Italia. Quindi non ci prendiamo in giro quando la collega mi dice lo mettiamo nei LEA, implementiamo nei LEA. I LEA non li approvano. Perché LEA sono pronti dalla vecchia legislatura, basta bugie! La ringrazio, non mi pare che ci siano altri interventi. Pongo in votazione il 6.3 Grillo ed altri pareri contrari. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare, inizi. Bene, mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 151 favorevoli, 254 contrari, la Camera respinge. 6.4, Silvia Giordano ed altri. I pareri sono contrari, Commissione e Governo. Non mi pare ci siano interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Zan. Moscat. Qualcun altro? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 150 favorevoli, 248 contrari. La Camera respinge. 6.1 Nicchi. I pareri sono contrari. Non mi pare ci siano interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 149 favorevoli, 247 contrari. La Camera respinge. Votazione dell'articolo 6. Se non ci sono interventi lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Colleghi, per favore, il tono della voce. Qualcuno non riesce a votare? Mi pare che stiano votando tutti. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 307 favorevoli, 97 contrari, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Se nessuno chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere. Prego. Sì, Presidente, sono 24 ordini del giorno, l'ultimo è arrivato un minuto fa. Avendo consapevolezza di quello che è stato il dibattito sia al Senato, dove il provvedimento, come è stato più volte fatto rilevare, è stato approvato all'unanimità, ed avendo considerato molti degli interventi anche negli emendamenti soltanto positivamente, ma che apparivano ridondanti rispetto alla norma, mi appresto a dare il parere su tutti gli ordini del giorno che annuncio con qualche piccola riformulazione e un parere favorevole per tutti e 24. Primo ordine del giorno a firma dell'onorevole Calabrò, il parere è favorevole con una riformulazione dell'incipit negli impegni a valutare la possibilità di prevedere che il Ministero della Salute, eccetera. Ordine del giorno a firma dell'onorevole Roccella. Il parere è favorevole con una riformulazione negli impegni dell'ordine del giorno a valutare la possibilità di promuovere e a valutare la possibilità di prevedere, eccetera. Ordine del giorno a firma dell'onorevole Vargiu.
Parere favorevole con la modifica dell'incipit degli impegni a valutare l'opportunità di adottare in fase di aggiornamento, eccetera. Ordine del giorno a firma dell'onorevole Baroni, numero 4, parere favorevole. Ordine del giorno numero 5, a firma dell'onorevole Grillo, parere favorevole. Ordine del giorno numero 6, a firma dell'onorevole Lorefice, parere favorevole. Ordine del giorno numero 7, a firma dell'onorevole Mantero, parere favorevole. Ordine del giorno numero 8, a firma di Silvia Giordano ed altri, parere favorevole. Ordine del giorno numero 9, con la correzione apportata a mano, ad adottare ogni iniziativa necessaria e volte ad attuare integralmente, eccetera, a firma dell'onorevole Dall'Osso, primo firmatario, parere favorevole. Ordine del giorno numero 10, a